Luigi Contessi, cosa è successo? Una mail ricevuta ha scatenato un putiferio, ma ricevuta da te se non sbaglio. Sì, è stata ricevuta da me, è ricevuta attraverso il mio sito internet luigicontessi.it, il quale appunto ci sono nella sezione contatti due indirizzi email e le persone hanno inviato a questi due indirizzi email i contenuti della missiva. E come ha fatto uscire questa mail se è stata ricevuta da te? Questa domanda mi sorge veramente, non so rispondere perché io questa mail non l'ho inviata a nessuno. Tu hai detto che per correttezza tu avresti dovuto prima consegnarla alla polizia e ai carabinieri prima che potesse diventare di dominio pubblico. Sì, oggi ho voluto chiarire un pochettino la mia posizione e quello che era mia intenzione fare. Io, avendo ricevuto questa mail, la prima cosa che avrei assolutamente fatto, una volta letti i contenuti e verificato un pochettino la veridicità del contenuto, avrei pensato di consegnarla immediatamente a chi di competenza per verificarne poi effettivamente la veridicità. Purtroppo sono stato un po' preso così allo sprovvisto di contropiede dal fatto che comunque era già stata fatta una denuncia, questa mail era già circolata. Tu che l'hai letta dici che non è un atto d'accusa contro possibili candidati del centrodestra, ma che è più un cercare il pelo nell'uovo nell'amministrazione attuale del centrosinistra. Io non voglio parlare del contenuto perché confido negli inquirenti e spero che mettano chiarezza in questa cosa. Sicuramente non viene attaccato il centrodestra. Ecco, però tu nella conferenza stampa hai detto anche un'altra cosa importante, hai detto: fino a questo momento io sono il candidato della Lega Nord. Cosa vuol dire? Che c'è la possibilità che la Lega Nord ti tolga la fiducia? Ma questa è una possibilità, tant'è che avevo già detto e dichiarato tempo fa che io mi mettevo a disposizione del centrodestra, poi comunque insieme a me ci sono anche altre persone, altre figure, e in questi giorni si sta vagliando appunto di correre uniti per vincere questa elezione. Se sia io o sia qualcun altro, in questo momento non mi è ancora dato sapere.